Ragazzi, salve a tutti, bentornati su Jolly Show. Siamo tornati, come avrete letto dal titolo, nei vlog degli Stati Uniti, perché anche quest'anno ho fatto la simulazione dell'ONU ed era l'ultima a Boston, quella che mi rimaneva. Sotto in descrizione trovate tutti i link di United Network che ne approfitto per salutare. Questo giro, ragazzi, ho registrato un po' poco perché principalmente siamo stati in commissione, dato che era anche organizzata da Harvard, era una cosa un po' più serietta, diciamo. Di conseguenza mi scuso che ci potrebbero essere poche clip, però ragazzi, comunque, come al solito è stata un'esperienza epica. Ma non vi dico altro, quindi da me e il cappellino nero dei Boston Celtics è tutto per questa introduzione. Quindi buona visione, ragazzi. Ciao ragazzi, siamo a Parigi col prete. No, devi continuare a suonare. Dai, per una volta non c'è il copyright. Nella mappa Terminal di Call of Duty. Tanto per cambiare. Tra un po' ci imbarchiamo per andare direttamente a Boston. Ha qualcosa da dichiarare lei? Voglio salire su un aereo e bere una birra. Ma non voglio entrare nel tuo video. Troppo tardi, siamo arrivati. E ora si lotta per l'Est. Dopo vi racconterò se sopravvivo, se no. Se entro nel paese. Se il video non uscirà è perché sono in carcere. Ragazzi, buonasera. Siamo nel centro commerciale, praticamente del nostro hotel Sheraton. E siamo tornati con le cene tipiche. Solo 4 dollari e qualcosa, ma va bene così. Lo so perché tanto non avevamo fame, perché abbiamo mangiato come bufali praticamente sull'aereo, almeno erano cose pseudo decenti. Quindi niente, da noi sono tipo le 8 adesso, giusto? 8 e 10, quindi poi tra un po' ci ritiriamo perché, cioè, siamo un po' distrutti. Ah, nel mentre vi racconto, per gli Stati Uniti, no? Bisogna avere l'est, ossia il permesso di soggiorno, dura 2 anni. Io pensavo il mio durasse ancora. E invece era scaduto il 5 gennaio. Quindi ho dovuto fare una procedura al volo in aeroporto a Roma. E niente, sono tipo stato graziato. Quindi ho aggirato il sistema e in qualche modo sono riuscito a rientrare. Quindi niente, probabilmente ci aggiorniamo direttamente a domani, che già dobbiamo essere in formal dress e fare le persone serie. O forse altro, ma non lo so, bisogna vedere come si evolverà la situazione. Quindi a più tardi. Ragazzi, buongiorno. Fuori ci sono meno 7 gradi, sono le 7 qualcosa. E niente, stiamo andando a colazione. Andiamo a morire di ipotermia. Ragazzi, salve. Aggiornamento strano. Dovevamo andare a vedere la partita dei Celtics. All'inizio sembrava non potessimo, poi abbiamo forse aggirato il sistema. Niente, ora siamo qua in giro, sempre con tipo meno 7 gradi. No dai, un po' più caldo, giusto perché sono tipo le 10 e qualcosa. Una face mask di Watch Dogs, sembra un terrorista, però ok. Spend my youth dropping coins in a wishing well. I hoped one day that I would find a story to tell. I wear regrets of so this empty life. It's a burden that keeps me awake at night. We bless the sun 'cause it gave light to our days. We cursed our youth 'cause it wouldn't stay. Ok, fine del giro del parco, pranzo al volo da Cipotre, poi praticamente torniamo in hotel, che abbiamo tipo un training corso al volo, quindi dobbiamo già essere in formal dress eccetera, e soprattutto dobbiamo organizzarci per come arrivare al TD Garden. Insomma, abbiamo un po' di giri da fare, però ragazzi, quando si gira il sistema sempre un prezzo da pagare. Mi sono perso all'interno di un cazzo di labirinto.
Non si capisce niente. Cioè, noi siamo in un hotel, c'è un centro commerciale attaccato all'hotel. Il centro commerciale si divide in un'altra parte che finisce in un altro hotel. E noi adesso abbiamo la opening ceremony nell'altro hotel, ma non sappiamo dove. Io sono già rotto. No, dai, scherzo. Bisogna restare positivi. Ragazzi, siamo al TD Garden. Quindi, niente, è tutto un casino. Madonna. Raga, aiuto, non ce la faccio. Raga, siamo dentro. La prima volta porca che ho visto una partita. Partita finita, cioè in realtà no, siamo usciti un pochino prima, tanto c'era Boston che stava massacrando di botte Golden State, quindi eravamo abbastanza soddisfatti. Ora si va a riprendere Uber, si torna in hotel con un po' di freschino, abbiamo una piccola passeggiata da fare prima dell'Uber, però vabbè. Poi praticamente io torno, mi cambio e vado in delegazione. Che meglio. After. Sì. Ora ragazzi, con la magia dell'editing vi farò vedere come cambiarsi d'abito da tuta a formal dress in poco tempo. Eccoci qua. Pronti, smaglianti per fare mezz'ora di commissione. Ha detto già tutto lui. Non serve aggiungere altro, direi. Linea buon studio. Ragazzi, buongiorno. Stiamo tipo correndo in metro per andare ad Harvard. Scusate se non avete avuto mie notizie o se continuerete a non averle molto oggi, ma sarà principalmente giornata di commissione dopo il giro ad Harvard, quindi non farò molte riprese. Niente, siamo in un pezzo di Harvard tipo nascosto. Però figo, figo. Quanto vecchiotto, ma ci sta. Abbandonato. Esatto. Ragazzi, qua è dove ho già appeso tutte le varie lauree e il master di Harvard. Poi lì è dove inizierò a fare l'ufficio con tutta questa roba. Ovviamente comprerò una di queste sedie con calma e niente, questa è l'ufficio. E niente, ci ha fatto la spesa allo shop di Harvard. Bella. Devo iniziare a considerare le parti del corpo che voglio iniziare a vendere per rifarmi un po' di soldi, perché se no non perderò soldi solo giocando a Monopoli, temo. Ragazzi, buonasera, con questo panorama cittadino per sembrare un Bruce Wayne povero vi dico che sono povero. Faccio cena con le Doritos pure stasera e abbiamo tipo tempo una mezz'oretta nemmeno, perché poi si va all'altra commissione. Niente, io sto iniziando a dissare giù tutti, mi sto rompendo veramente le palle dell'umanità. Non ce la faccio più. Tommaso, te da sdraiato vuoi dire qualcosa? Un uomo distrutto. Un politico medio. Con il suo latte al cioccolato. Qualcosa. Sono le 10:45. Domani ammazzo qualcuno alla commissione. Tutti a dire le stesse cose sempre. Basta. Ora ho finito. Vado a dormire. Tanti saluti. Domani si fissa. Punto. Non si può andare avanti così. Ragazzi, buongiorno. Adesso a sinistra, come quel bello ottobre in Russia. Commissione fino alle 12 e qualcosa. Ah, fino alle 12:40. Poi pausa fino alle 2 e qualcosa. Altra commissione. Raga, a sinistra è di qua. Santa Madonna. Sono sveglio già a pezzi. Come potete vedere lo stato mentale è un po' lo stesso per tutti. Help me. Non si può andare avanti così, cazzo.